Grandi e piccini, amici degli animali, si sono ritrovati domenica 17 giugno ai giardini del Foro Boario di Badia Polesine, in occasione della 20ª mostra canina del Bastardino Memorial Paolo Rabacchin. Il 18esimo campionato badiese, organizzato dall'Associazione Protezionistica Italiana degli Animali, sezione Fabio Vertuan, si è svolto in un caldo pomeriggio, in cui papà, mamme, bimbi e tanti cinofili hanno deciso di passare il pomeriggio al parco, all'ombra delle piante secolari, divertendosi con i loro amici a quattro zampe, impegnati in percorsi stabiliti, dove padroni e animali hanno affrontato insieme, incoraggiandosi a vicenda, i vari ostacoli. Per i bastardini a taglia piccola si sono classificati Remy, Stellina, Tina e Pallina. I migliori bastardini di taglia media sono stati invece Billy, Leo, Molly e Gulliver, mentre Maggie e Lily sono stati i più bravi bastardini di taglia grande. A ricordo dello scomparso patron Paolo Rabacchin, è stato assegnato il premio Fedeltà, premio San Rocco, mentre in memoria di Nerone, il randagio badiese che fu adottato dall'intero paese, è stato assegnato il premio Nerone al cane più scuro. Per i cani di razza sono stati premiati Gino e Tommy. Poi un riconoscimento è andato ai cani che venivano da più lontano, i padovani Stellina e Pallina. Pipino è stato il cane più vecchio e Cirillo il più agile, mentre Emma e Luna sono state le più brave nel gioco del padrone. Carezze, leccate e coccole non sono mancate al Best Show e si può dire che a Badia Bobby non è solo.